Benvenuti ai telespettatori di Telesardegna. Siamo ormai entrati nella fase 2 dal 4 maggio. Alcuni esercizi commerciali, imprese e aziende hanno ripreso a lavorare, altre inizieranno. Le date probabili sono l'11 e il 18 di maggio. E si pensa anche a come salvare la stagione turistica in Sardegna. Abbiamo un numero elevatissimo di chilometri di spiagge e purtroppo la maggior parte dei nostri paesi costieri vivono di turismo. Ma come andare in spiaggia in sicurezza? Noi oggi abbiamo come ospite un ingegnere di Olbia, Gianluca Langiu, che ha inventato un prototipo, l'ha anche realizzato, proprio per permettere alle persone di andare in spiaggia in sicurezza. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi in Sardegna a quest'ora, se non avessimo avuto il coronavirus, saremmo probabilmente anche già in spiaggia. Il tempo è clemente, c'è molto caldo. Invece purtroppo non ci possiamo andare, le spiagge sono interdette, ma il settore turistico sta premendo perché invece i comuni, la regione, il governo diano il permesso per andare nelle spiagge, ma come andarci in sicurezza? Quindi tu ti sei messo al lavoro, raccontaci che cosa hai realizzato. Sì, diciamo che il concetto è relativamente semplice. Infatti, scopre il fianco anche a delle critiche, dicono ci voleva l'ingegnere per scoprire che con un nastro e dei picchetti si poteva delimitare la giusta distanza. Quindi l'idea nasce è semplice perché di fatto si ragiona sul distanziamento sociale. Come quello che attuiamo nella vita quotidiana, ormai ci siamo abituati in questo periodo, come andare a fare la spesa al supermercato, dove abbiamo una distanza sociale da mantenere, da chi ci precede, ad esempio, davanti alla cassa. Lo stesso concetto, diciamo, viene riportato in spiaggia, soprattutto nelle spiagge libere, dove, diciamo, c'è uno schema di posizionamento dei bagnanti, non è regolare ed è di difficile gestione. È un semplice presidio visivo che ti permette di mantenere la corretta distanza. Ovviamente non è una barriera fisica al possibile contagio del virus, però ci può aiutare a limitarlo. Ci può aiutare a limitarlo semplicemente mantenendo le regole del distanziamento. Beh, anche perché un'altra proposta che era stata fatta, cioè quei gabbiotti in plexiglass in spiaggia, sinceramente mi sembra anche poco applicabile, visto che in spiaggia comunque d'estate fa caldo e comunque insomma, non mi sembra una cosa molto, molto positiva neanche per chi è disteso lì a prendere il sole, manca l'aria, insomma, per cui mi pare che invece come ti è venuta questa idea? Tu hai detto ci voleva un ingegnere. Beh, l'idea è venuta un ingegnere ed è mi sembra anche una buona idea, no? Almeno si potrà andare in spiaggia. Allora, l'idea è venuta a parte da qualche anno fa, ma solamente dal punto di vista concettuale, perché avevo visto che, insomma, c'era una tendenza spesso un po' che arrivava al limite della maleducazione di, sai, nella spiaggia libera, quando vai col tuo asciugamano e altri bagnanti, nonostante ci fosse spazio, si affiancavano al tuo magari asciugamano, invadendo la tua sfera personale in sostanza. Quindi ho pensato concettualmente a un'idea di questo tipo, un picchetto con nastro che magari potesse contenere anche un messaggio, però era rimasta l'idea nel cassetto. Quindi quando ho visto la problematica legata al Covid, sono stato veloce nel riproporla perché già l'avevo in testa, si è trattato semplicemente di riportarla su carta. Dopo aver però realizzato dei prototipi in garage, delle prove così fatte in casa, mi sono fatto aiutare addirittura da mia madre che è brava a cucire per fare il primo prototipo, e poi si è trattato di ingegnerizzarlo, cioè ragionare sul tipo di nastro, che può essere sponsorizzabile,
I picchetti di questo tipo non esistevano in commercio, quindi li abbiamo progettati ad hoc, anche quelli li abbiamo depositati, perché consentono di tenere il nastro senza utilizzare delle asole che comunque diventano complicate e aumentano anche i costi di produzione, perché il nostro intento è quello di mantenere un prodotto economico, cioè il prodotto è popolare, quindi deve essere accessibile a tutti e quindi economico, sostenibile. E inoltre non limita le normali attività che normalmente abbiamo in spiaggia, cioè non andiamo a rinchiuderci, viviamo la spiaggia semplicemente nel distanziamento sociale e basta. Tu comunque l'hai brevettato, hai brevettato questo prototipo. Ecco, chi lo dovrebbe acquistare? A chi è rivolto questo prodotto? Allora, il prodotto è rivolto sia ai cittadini normali, sia anche ad esempio agli stabilimenti balneari o ai gestori di aree in concessione. Ad esempio, proprio oggi ho visto sulla Nuova Sardegna, in cronaca di Oristano, l'amministrazione addirittura vorrebbe, propone il nostro kit donarlo ai turisti che decidono delle coste dell'Oristanese. Quindi diciamo che i potenziali acquirenti possono essere diversi, dal singolo fino ai comuni, alle società che gestiscono gli stabilimenti, insomma. Tu sei operativo, per cui sei a disposizione per chi volesse contattarti per la vendita, insomma, del prodotto. Sì, siamo operativi a disposizione. L'unico problema riguarda le linee guida nazionali e quelle anche del governo regionale, che a tutt'oggi è un problema nazionale, non è un problema esclusivamente regionale. Non ci sono delle linee guida definitive sulla tipologia di distanziamento da attuare sia negli stabilimenti che nella spiaggia libera. Quindi attualmente è difficile anche entrare direttamente sul mercato col prodotto che potrebbe essere un prodotto che poi va in contrasto con le eventuali linee guida. Quindi stiamo in attesa. Il vantaggio del nostro prodotto è che i picchetti, tra virgolette, rimangono quelli. Semplicemente, essendo modulare, si tratterà di eventualmente di rimodulare le dimensioni o la lunghezza del nastro. Comunque, insomma, tu non appena usciranno le linee guida sarai pronto nel caso, a rimodulare il tutto e a rendere comunque il prodotto efficace ed efficiente. Sì, assolutamente, questo è il nostro intento. Nonostante le difficoltà appunto di mobilità che abbiamo in questi giorni, perché è difficile anche contattare i vedersi di persona, perché magari possono essere anche all'interno della regione, insomma, è un po' complicato, però stiamo cercando di dare il massimo, considerando che il tempo è ridotto e poi abbiamo un'altra professione. Questa è una cosa che, diciamo, ha avuto un enorme riscontro positivo nei media anche. Però noi abbiamo un'altra professione ed è difficile coniugare le due cose, ci stiamo provando e vediamo un po' come va.